Ho lanciato questa moda dei cappelli all'interno delle puntate degli Yacht Yak, spero che continui. Guarda, qua c'è un cappello aragosta che prima o poi voglio indossare, invece questa volta farà soltanto da sacchettino per pescare le robe. Bello, eh? C'era la mascotte, era tipo la presa in giro del Gabibbo ed era un... Ragazzi, questo è bullismo. Oggi tu sei un bullo. È arrivato stamattina e ha sbattuto la porta che stavi per far crollare tutto. Poi mi metti questo torsolo di mela schifoso e ora devo ripulirmi tutto questo. Ma c'è per la Play? Sì. C'erano tutte le console anche per la Switch. Ma tu ci giochi con me? A Diablo 3? Non abbiamo orari compatibili. Io tutto questo impegno ce lo vedo. Devo essere sincero. Vecchio, guarda qua che arte. Guarda lì che arte. Ma non hai fatto quelle già tagliate? Vai tranquillo. Non hai usato quelle già tagliate? Ah, erano già tagliate. Per te è peggio giochi inquietanti o giochi che all'improvviso ti spunta fuori qualcosa? Tutte e due. E mi ricordo di un gioco che PewDiePie quittò perché diceva che era troppo spaventoso. Non ce la faceva neanche lui. Però non mi dici il nome di quel gioco. Posso trovare? Cercando solo lei. Chi? La piramide d'oro. Ma se potrei aver messo Aldo Giovanni e Giacomo in sapone neutro. Ora ci guardiamo dei loro sketch e mi dice se non ridi. Dai, mettimi su uno sketch. Vai, secondo te cosa posso mettergli su, Frank? Vediamo se rido con uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Cosa che arriva adesso, Ma che bella sorpresa, buonasera. Sì, con questa musica mi aspettavo ben altro. Se una donna in carta pecorita ti bacia sulla fronte, sì, è tua nonna. No, senta. Probabilmente è Natale. Probabilmente, Sì, ma io rido perché rido. No, non sto ridendo. Tutta la vita. Sì. Allora, questo secondo me, se non sai il contesto dell'onorevole Mulazzo, non ti fa ridere perché non sai quelli prima. Cerchiamo, hai ragione. Cerchiamo. Dammi una roba che vado sul sicuro. Era il mio primo sketch di Aldo Giovanni Giacomo che vedevo in vita mia. Scusami, hai ragione. Forse vai a teatro. Vai a teatro. Male. Ho mangiato tortellini al ragù e caffè goloso. Che poi a seconda di caffè goloso, quello col mascarpone, possiamo anche mettere una domanda. Che è bello densino. Mascarpone è quello bello zuccherato che quando si intinge nel caffè ti... Non so di cosa state parlando. Stiamo parlando di un po' di politica, un po' di quello. Dai, prendiamoci una piadina Nutella, Nick. Dai. Come fa a nuotare con quello? Stiamo... I'm going to teach you how to install Parsec on Steam Deck. Siccome a volte usiamo Parsec per usare i PC da remoto, a volte capita che uno lo usi dal telefono. Ma usarlo dal telefono vuol dire usare il dito come mouse. Invece, se uno lo potesse fare sulla Steam Deck, avrebbe due controller per muovere il mouse. Sarebbe una roba incredibile. Quindi stiamo cercando un tutorial online per fare questa cosa. A quel punto poi Pingu si comprerà uno Steam Deck. Con i soldi dell'azienda. Con i soldi dell'azienda. Capiamo. Voi due. Questione rimandata a da poco. Se ne hanno senza frontino rigido, secondo me vale la pena provare. Questo secondo me c'ha una prova figa. Allora ti montiamo il forno. Perché è utile, se no dobbiamo allungare anche quello lì. No, ma aspetta, Tony, guarda, che ne discivola. Ah, ma era il rientro di quella. Sì, anche prima. Che cazzo fai? Scusa. Ti fai male, vecchio. Non è stretta. No. Nick, mi faccio male. No. Beth, no, non lo puoi fare. No, ti fai male davvero, non ti tiene, Beth. Non ti... Oh! Molesto, secondo me, anche cercare di coprirla. Per me dovrebbe andare sotto. Merda, io ho mangiato 5 di pelizie mentre facevamo gli acquiti. Quello che mi ha ribaltato. C'è un calo? Sì, sono a terra completamente. Guarda qua che roba. 1, 2, 3, 4, 5, ecco. Guarda. Allora, io ho tagliato tutte queste cose su misura per fare una roba e torno deliberatamente per darmi fastidio. No! Dato che ha deciso che è un progetto sminuibile. Le ha prese, le ha tagliate tutte e ci ha fatto la prima. Ma no, ma cioè guarda, pezzo. Ce l'ho tutti qua. Dai, tonno, dov'è il pezzo grande? No! Puzza? Ho sudato, scusa. Ma un botto, ma come mai è sudato così tanto? A fare gli acidi. Dov'è il pezzo? Togli, hai rubato un pezzo di erba finta! Sì, ma la sono fumata!
Però non mi serviva tutto. No, lo so che mi sembravano proprio degli scartini, quindi non ci ho più pensato. Sei più arrabbiato, eh. Adesso non se l'ha ricordato di averlo messo giù. Cardini. Allora, Brian, fammi vedere quando lo frusto, eh. Vabbè, in slow motion. Perfetto, ottimo. Se non mette male, l'importante è che passi con uno schiaffo. Allo, allo. Prova, test microfono per capire se microfono. Proprio in quello per forza. Stanno discutendo delle cose, okay, qua. Però, c'è un acceso dibattito. È folle che Adobe sia così. No, però dico, è normale che tu qualsiasi dispositivo guardi, vedi diverso. Ma sì. Io ancora sono arrabbiato che la sega che avete messo nel set non funziona. Quale sega? Quella là? No, prima c'era il segreto. Prima c'era l'altra, quella prima. Ma se mai funziona, se tu che non la sai usare. Ma scusa, non farlo funzionare una sega. Mi sembra un po' troppo giudizioso questo. Te l'ha sparata a mille. L'altro l'ho fatto. Pum, si è appoggiata sul marciapiede, sì. E sono ribaltato nel giardino di quello del basso. Porca così ha fatto troia. Da fermo. Ma non, tu non sei fatto nulla. Ma ce ne fa 120.000 euro per sto schifo. Ma potevi spenderli, fa veramente cagare. Lui fa, sono pieno di soldi. Con che macchina? Un Porsche. Se riesci, gli detto. Oh, non mi sperare perché la porto davvero, eh. Oh, guarda che Nicolas mi sta ospitando, però me la porto davvero. Ci due persone, però, eh. No, basta solo, non ti preoccupare. Che l'hai preso, Brian? Vieni, è il tuo questo. Ah, ma l'ho arrampicata. Oddio. Ma dove sono? Entra sto tizio ballerino magrissimo, pelato, okay. Inquietantissimo, inizia a ballare. Poi entra un altro uguale. Ok. E dici, cazzo, è gemello. E poi entra un altro uguale. Tutti uguali? Sì, sono tutti gemelli. Dammi un po' di braccia, per favore. Bella anche questa terza mano di French. Ho paura. Quanti anni hai? Io? Quanti me ne dai? Devo essere sincero, sincero, sincero. Sì, certo. 36, 37 anni. 36, 37 anni. 37? Ci sei abbastanza vicino. E Pingu? Il nostro cuore? Di carità? Beh, c'è un po' di 40 anni, posso? No. Sì? Tesoro, ma ti sei offeso? Ho detto tanto. Ma va là? Anzi, si è offeso. Le persone, no, è qui che piange. No, no, guarda. No, te lo direi se mi fossi offeso. Invece figo, ci sta. Avrei preferito. Ci sta facendo un mazzo così a Nicolas. Che cazzo hai chiamato? Anche, bravo, no, che cazzo hai chiamato? Non serve a niente. No, no, ha chiamato lui, dovevamo fare. Preso malissimo.